catalizzazione di imprese e di interesse scientifico intorno a questo luogo fisico. Oggi vedo degli spazi di co-working che sono abilitati dal fatto che esiste un ecosistema di imprese che lavora sicuramente con FBK, che è sicuramente attratto dalla capacità del territorio di promuovere l'innovazione come elemento di crescita e opportunità per tutti, ma anche dall'esistenza di un'entità, di un nodo, su cui in realtà ci siamo spesi in prima persona, su cui abbiamo detto insieme con FBK che la motivazione per chiedere di essere protagonisti a livello europeo con un nodo trentino è che il nodo trentino rappresenta l'eccellenza e dava l'opportunità di aggregazione di aziende locali, di aziende nazionali, che potevano garantire una presenza continuativa qui sul territorio. Concludo. Credo che per mettere a terra l'innovazione, professor Profumo, che è una cosa in cui credo profondamente, sia necessario che ci sia una linea di dialogo con gli attori e le istituzioni, profonda e continuativa. Oggi, devo dire con gioia, leggo di programmi nazionali per l'Industria 4.0, che non sono altro che il tentativo di mettere in pista un programma per facilitare l'adoption di innovazione da parte delle nostre imprese. Questa è una politica che spiega quale può essere, secondo me, il ruolo di una pubblica amministrazione nel aiutare, stimolare la messa a terra dell'innovazione. L'innovazione non è, secondo me, unicamente un'iniziativa delle imprese o dei centri di ricerca. L'innovazione è qualcosa che deve vedere la condivisione politica e che deve vedere la definizione di una strategia congiunta. Questo credo che sia un messaggio forte, da cui, se vogliamo progredire, nessuno degli attori, l'industria, la comunità scientifica o la politica, si può esimere. Grazie.